si dispiace per Camplone, che io conosco personalmente, so che è bravo, però Catania è una piazza un po' particolare, difficile, da tanti anni, da qualche anno si spera di risalire in un calcio un po' più importante, purtroppo non si riesce e quindi c'è delusione, hai l'obbligo di vincere, ecco, il discorso è quello, anche perché quest'anno poi in casa sembrava una squadra di marziani. Poi andavano fuori e purtroppo pigliavano delle rumbe incredibili e quindi l'amaro in bocca sicuramente rimane. È un campionato con i 3 punti, poi da quando c'è stata la nuova regola qui, diciamo che guarda, è preferibile perderne uno e vincerne tre che fare 3-4 pareggi per dire di fila, no? E allora il punticino purtroppo serve a poco. E credo che il Catania abbia l'organico, abbia la società anche alle spalle per poter ambire, per poter iniziare un ciclo di partite vincenti. Insomma, ecco, Catania un blasone, ha una squadra ottima, una società ottima e credo che poi nel calcio, sai, ci sono i momenti sì e i momenti no. In pratica, devo dirti che sicuramente la bufera, non per colpa di Camplona, per carità, credo che stia passando. E Catania possa di nuovo ritornare ad essere protagonista. Lucarelli, Cristiano sta curando molto la fase difensiva, quindi anche dal punto di vista dei difensori c'è un attimo di concentrazione in più, un attimo di attenzione in più. 3-5-2, quindi diciamo che i tre centrali rimangono sempre lì centralmente, i due difensori e i due esterni rientrano nelle linee difensive con le diagonali appropriate. Sì, sicuramente in Lega Pro. È un sistema di gioco che può fare molto, che può fare anche perché, sai, avendo tre centrali difensivi, in pratica sei propositivo perché hai due esterni, che pungono sia da esterni alti sia da esterni bassi quando sei senza possesso di palla. Hai una compattezza di più al centrocampo perché dove la palla dall'altra parte, il quinto fa la diagonale, quindi si aggiunge o alla linea difensiva o alla linea di centrocampo, e quindi in pratica c'è sempre, quasi sempre, una superiorità numerica.